E salve gente, oggi siamo in un nuovo video e siamo in compagnia di Elegata in un video sui riferimenti ad altri giochi e alcune piccole rivelazioni su easter egg e riferimenti. Riferimenti sì al gioco FNAF World. Ok, possiamo iniziare con la top 10. Allora, alla decima posizione troviamo un easter egg che si può trovare dall'update 2, che è quello di Foxy.exe, che è quel videogioco dove è stato inserito il codice di Nightmare Puppet, e in questo gioco è un possibile riferimento al gioco Sonic.exe. E perché è un riferimento? A parte il nome simile, è ok, però è un riferimento per il motivo che Foxy, se pensate, è una volpe, ok? Una volpe, ed è l'animatronics più veloce di Five Nights at Freddy, quindi si può riferire facilmente a Sonic. Nona posizione, possiamo trovare il boss extra che si può trovare in Five Nights at Freddy World quando si ottengono tutti i personaggi giocabili, ovvero The Fan, e il nome forse deriva dai fan di Five Nights at Freddy che magari fanno video su YouTube o roba del genere. Comunque si dice che è un boss molto forte. E all'ottava posizione è possibile trovare una cosa che si può vedere nell'update di FNAF 2, che è praticamente FNAF 57. Minigioco. Che è il minigioco FNAF 57, che si può sbloccare parlando con Jack O'Chica e Nightmare Balloon Boy. E comunque si può, entrando nel portale, si può non sempre vedere volare un gatto, quindi è il riferimento a un suo precedente gioco di Scott, sì, che non ha fatto successo. E comunque è possibile trovare questo gatto con un casco d'astronauta, perché appunto fra 57 è lo spazio, è Freddy nello spazio. E praticamente si può semplicemente notare questo gatto che vola nello spazio. Alla settima posizione possiamo trovare un altro easter egg di questo gatto, compare in altro minigioco. Allora, ovvero il Foxy.exe. In questo gioco, e anche qui sarà possibile vedere il gatto, ma ci sarà anche un jumpscare quando lo vedete. E se nei personaggi di Five Nights at Freddy's World possiamo trovare dall'update 2 un nuovo personaggio che assomiglia a un castoro. Questo personaggio praticamente si può sbloccare con entrando in un particolare ed è possibile trovarlo con attraversando dei portali e quindi lì si può trovare questo personaggio, che è molto bello ed è un riferimento a un vecchio gioco di Scott Game. Sì. Alla quinta posizione possiamo trovare un riferimento a questa volta un gioco della Nintendo, ovvero il FNAF 57, Freddy nello spazio, è un riferimento a Metroid. Infatti il gioco si trova nello spazio come Metroid, è un platform come Metroid e il protagonista ha una pistola che si può potenziare come Metroid. A destra si potrà trovare un uccello bianco su un ceppo d'albero tagliato che dormirà. Se noi attraverseremo questo uccello bianco andremo in una mappa glitchata dove praticamente si può camminare sugli alberi e tutto, e se incontreremo un nemico sarà un nemico molto glitchato, a parte la musica di FNAF World che è al contrario, è registrata al contrario, è possibile trovare questi nemici che cambiano di continuo e che sono fortissimi, ti shottano in mezzo. C'hanno anche i colori tutti glitchati, cambiati. Viola, sì. Se il
ho detto Pokémon. Se il nemico era rosso, adesso diventa blu. Alla terza posizione possiamo trovare, qui siamo sul podio, possiamo trovare la quarta dimensione che veniva citata all'inizio da Fredbear. Presente la frase che diceva non oltrepassare la terza dimensione perché dopo non uscirai più. Allora, tutti si saranno un po' incuriositi e cercare di entrare in questa quarta dimensione. Infatti, si può trovare questa dimensione, un albero glitchato, la terza dimensione, che oltrepassato si troverà un altro albero oltrepassabile. E una volta di questa dimensione ci sarà un buon anziano. Un buon anziano che pesca e ti dice che resterai lì con lui per sempre. E ti tocca spegnere il gioco. Il minigioco di FNAF World con gli animatronici sugli aeroplani, che è quello che parlavamo prima, è un palese riferimento al gioco della Nintendo Star Fox. Infatti il personaggio principale di Star Fox si chiama Fox ed è una volpe, che è anche il protagonista del minigioco di FNAF World, che sarebbe praticamente Foxy, cioè sempre una volpe. E durante la partita Toy Chica dirà Do a Barrel Roll, che è una delle frasi più care delle caratteristiche di quel gioco lì. E la schermata di dialogo è molto simile. Nella posizione possiamo trovare Scott Moto, che infatti quando si finisce tutto il gioco si potrà entrare in una casa una casa gialla, dove ci sarà Scott seduto su una sedia che parlerà, ma alla fine del fumetto si spegnerà la luce, blackout, e si ritroverà Scott insanguinato, ok? Poi si sentirà una possibile voce di Baby, che sarebbe l'animatoris del nuovo FNAF Sister Location. Allora, volevo parlarvi di un piccolo bonus che volevo aggiungere, che è un po' scontato, che è praticamente riferibile al naso di Freddy. Al naso di Freddy, che si può trovare nella schermata home di Five Nights at Freddy's World, che se si schiaccerà questo naso, come in tutti gli altri Five Nights at Freddy, però negli altri il poster, si potrà sentire il solito suono molto carino di divertimento. E questo video è finito, spero che vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un bel pollicione, ma come i polli che si mangiano alle rosticcerie. Io vi invito a lasciare quindi un bel pollo di like. E quindi, video è finito, vi ringrazio. Dalle ragazze. È stato bello. E coso? Amico, quello che è. È tutto. Bella! Miau.